Chef, ben trovati ancora insieme in diretta. Le dirette non finiscono mai su Telespazio TV, dalle 19.30 alle 21, il nostro appuntamento con la cucina di Telespazio. E buonasera a Leo Zerullo. Ciao Leo, bentornato. Grazie. E ben trovato. Buonasera signora Yolanda Rubino, buonasera, benvenuta. Grazie, anche grazie. La signora Yolanda, allora i nostri amici. Io lo so, vi siete soffermati soltanto un attimo per... Batti 5, eh? Batti 5. Vai. E allora, iniziamo subito a metterci all'opera. Questo è l'effetto della sigla, signori, perché mentre c'è la sigla in onda non sapete cosa succede. Allora, Leo, questa sera prepariamo tante cose buone. Guardi, iniziate già a fare il vostro lavoro. Io presento gli amici e poi ti raggiungo, così spieghiamo meglio quello che stiamo per fare. Stasera sono venuti a trovarmi dei veri amici, ormai sono dei miei amici anche al di fuori delle produzioni, quindi vengo prima da questa parte e do il benvenuto all'amico Vito Fabio. Buonasera, buonasera Rossella. Buonasera agli telespettatori. Ormai sei un amico loro. Sì, dai, infatti. E come te, un amico dei telespettatori, anche Matteo Procopio, buonasera. Cerulli. E qui in un angolino c'è un altro amico, si è messo in disparte, sì, perché è un pochino timido. Vito di San Vito, buonasera. Ciao Vito, non ti interroghiamo, non ti preoccupare. Andiamo dall'altra parte, altri due baldi giovani, signori. Questa sera tanti giovanotti affamati a Masterchef. Luca, buonasera. Buonasera Rossella, grazie per l'invito. Figurati. È un piacere ritrovarvi. Grande squadra questa sera tra gli ospiti, diciamo. Tanti amici. Tanti e diamo il benvenuto anche a Onofrio, buonasera. Grazie a te, buonasera Rossella per l'invito, anche se fuori piove. C'è un brutto tempo, ma qua siamo il clima, qui, siamo il qui. Clima è sempre... Non mi fate ridere, il clima è sempre caldo. Infatti, il clima è sempre caldo. Aiutatemi perché non ce la faccio. Allora, quindi tanti amici simpaticissimi, noi prima di iniziare ovviamente ci stavamo già divertendo, continueremo a farlo come vogliamo fare ogni sera. Noi per un'ora e mezza vogliamo mettere da parte i problemi, li vogliamo proprio prendere e mettere da parte per dedicarci al buon umore, e lo facciamo in una maniera molto particolare, ovviamente ormai lo sapete, con la nostra cucina. E soprattutto con le ricette dei nostri amici che vengono a trovarci. E allora, Leo, vedo che taglia la cipolla. Stai piangendo già con tutta questa cipolla? No. Allora, sì, le pappardelle? Oh, bene, allora, signori. Pappardelle al brandy stiamo preparando questa sera, ragazzi. Benissimo, ragazzi. Sono già contenti. Allora, pappardelle al brandy. Diciamo prima gli ingredienti perché ce li abbiamo qui pronti, ve li stiamo facendo vedere anche in sovraimpressione. Per le pappardelle al brandy serve l'olio, la cipolla, prezzemolo, basilico, 400 g di fegatini di pollo, poi andremo a specificare con i cuori tagliati sottili, 70 g di pancetta, che sì, è lì, poi Leo la taglierà senz'altro a julienne, vero, ormai ho imparato. Stasera molto sottile, l'altra volta l'abbiamo presa più grossa, più spessa, sì. Questa sera per questo tipo di pasta vuole molto sottile, quindi 70 g di pancetta, un bicchiere di brandy che è qui, sì. Un bicchiere poi di brodo preparato con il dado, vegetale che è sul fuoco, poi andremo ad aggiungere del pepe e ovviamente il sale, il pepe che è anche qui nel bicchiere e poi il sale. Alla fine ovviamente andremo a spargere un po' sopra le pappardelle il parmigiano, ovviamente chi lo gradisce lo può mettere, chi no ovviamente può farne a meno. Quindi questa sera iniziamo con le pappardelle al brandy, ma non è l'unico piatto che Leo ci fa vedere, infatti andiamo già di là per fare un'altra cosa, andiamo a fare anche lo strudel, è vero Leo? Sì. Ti riferisci a quello? Sì. Perché questa sera, cari amici, ve la ridete voi, che vi ridete? È divertentissimo. Mangiano buoni. Stasera mangiano bene. Per prendere appunti? Mangio scrutato. Come? No, invece lo so che sei già preparato, vero?
Sì, non volevo dirlo che... Che prendi appunti. Che prendo appunti, sembra quasi che non sappia cucinare, ma in realtà so cucinare. Lo so che sai cucinare, soprattutto dopo gli spunti che ti diamo noi a MasterChef. Assolutamente, un piatto me lo sono già riservato, l'ho già fatto. Bravissimo. È uscito non come quello che ha fatto del cerullo, però è uscito anche bene. Per essere una prima volta, dai, non ti è andata male. Fatto. Sì, e allora andiamo a preparare anche lo strudel. Lo strudel... Signori, spaziale, l'abbiamo definito così perché è una ricetta ovviamente particolare, nel senso che l'altra sera ce l'ha proposto la signora Adriana Galera, che saluto veramente affettuosamente con tanto calore, e questa sera ci propone Leo un altro modo di fare lo strudel, perché come vi diciamo sempre, uno degli ingredienti, anzi l'ingrediente fondamentale della cucina è il pizzico di fantasia, quindi Leo ce lo propone a modo suo, mentre la signora Adriana ce l'ha proposto ovviamente in un'altra maniera. Per lo strudel spaziale, in onore del telespazio, abbiamo... Telespaziale, allora. Telespaziale. Abbiamo la pasta sfoglia, la frutta sciroppata, le mele, che Leo sta tagliando e sta spezzettando, poi la marmellata all'albicocca, che è già lì nel piatto, sì, e andremo ad aggiungere anche un po' di cannella in polvere, che è qui. Poi qui vedo che hai la farina, ovviamente, e lo zucchero, perché ti serviranno nei diversi passaggi, nei diversi procedimenti. Siamo sicuri che zucchero? Sì, allora, no, è sale questo. Cosa ti serve? Non mi serve. Non ti serve? Non mi serve, non ti serve lo zucchero, niente, neanche il sale? Niente, ah, ok, zucchero niente, perché c'è già, ovviamente, sennò la frutta sciroppata, la marmellata, altrimenti il diabete. Infatti, poi ci viene il diabete, non sia mai, non vogliamo. Che dici, Vito, che dici? No, iniziamo a prendere appunti. Inizio a prendere appunti. Marmellata, cannella. Però Rossella, guarda, scusami, prendi appunti, ma è tolta, niente, non ancora abbiamo visto niente noi? Da parte di Vito, dici? Sì. Ah, vabbè. Guarda, sta facendo le prove lui a casa, quindi qualche sera verrà qui il nostro amico, il giornalista Vito Fabio, e grande, si spoglierà delle sue vesti così professionali per darsi alla cucina. Ovviamente ti divertirai a rischio e pericolo, ovviamente, di chi assaggia. Di chi assaggerà. Ci piace il rischio, Vito, noi amiamo rischiare, nella vita fa anche bene rischiare, quindi sì, non ci fermiamo davanti a nulla, non ti preoccupare, neanche di fronte a un tuo piatto. Ah, bene. Allora. Me ne compiaccio, se ne compiaceranno gli altri, chissà, non lo so. Sapremo, come la Macedonia battagliato. Sì, come la Macedonia, quindi molto sottile. Ovviamente nella frutta sciroppata qui ci sono pesche, ciliegie, come quella, mele, come pere, quella, in quel modo. Però la mela noi la preferiamo fresca, vero? Quindi giusto, la frutta sciroppata a parte, mentre per far assaporare ancora di più il gusto della mela, le mettiamo fresche. Matteo, anche Matteo è un bravo cuoco, vero? Ieri qualche sera verrei anch'io. Guarda, certo. Matteo è specializzato in dolci, veramente, ha preparato un dolce anche a sapore d'estate, vero? In occasione del mio compleanno, mi ha fatto una sorpresa, ha portato in trasmissione una crostata alla frutta, è vero Matteo? Complimenti. E beh, ovviamente c'ero anch'io, mi ricordo. Si è imparato a farlo, a mangiarla, ho imparato a mangiarla. Abbiamo qualcuno al telefono, sentiamo un po' chi c'è. Pronto? Buonasera. Buonasera. Volevo farvi i complimenti. Grazie. Siete bravissimi. Grazie. Complimenti a fuoco. Grazie. Grazie. Volevo sapere se uno di queste sere potevate preparare una torta di mele. Voleva sapere se qualche volta faremo la torta di mele? Sì, signora, ovviamente noi stiamo proponendo nel corso delle puntate diverse specialità, quindi arriverà anche il momento della torta di mele, perché no? Va bene, signora. Come si chiama lei, signora? Paola. Da dove? Paola. Paola da Paola? Sì. Ah, carina la cosa. Da Vito da San Vito. Come abbiamo anche noi, signora Paola, abbiamo anche noi un Vito da San Vito stasera, guardi un po'. Ha cucinato lei già? Sì, abbiamo già cenato. Che cosa, signora? Oddio, di sera veramente non è che mi si servisca tanto, ci vuole un po' tanto. Ho capito, beh, ci manteniamo leggeri la sera. Forse non dovremmo mangiare proprio, Infatti. Eppure si continua a mangiare. Eh beh, non possiamo farne a meno, infatti. È un vizio che non ci riusciamo a togliere. Meno male che almeno quel vizio è buono, signora Paola. Volevo fare complimenti, siete veramente bravi, ok, grazie mille per aver chiamato, signora Paola. Non ci mancherebbe, continuate così, complimenti. Grazie mille, grazie, buonasera. Buonasera, signora. Sì, vediamo se riesco a sentirlo meglio, perché lo sento un po' molto amplificato. Pronto? Ciao! Lucia! Come stai? Bene, grazie! L'altra sera non sono più riuscita a prendere la linea, infatti sei caduta l'altra sera, ho notato. Sì, sono caduta, ho finito una scheda. Sì,
Ah, addirittura. Mi dispiace. Andare al telefono, poi l'ho ricaricato. Era sempre uguale, è impossibile quando ci sei tu. Oh, mamma mia. Attenzione il signor Tropea, che c'è la luce dell'espazio. Grazie, Nuccio, sei troppo buona, siete tutti troppo buoni. Sei bella e brava. Grazie. Complimenti al cuoco stasera. Sì. Leo, ti fanno i complimenti. Vi seguo. Grazie.